Ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo video con il mio nuovo mazzetto. Sempre in chiave Millo, rimaniamo. Ne ho già portati un paio di mazzetti macina in standard, però questo è tipo un agro macina. È velocissimo. È un'altra meccanica molto figa che non ho portato e ve lo fa vedere che diciamo la carta chiave che anche se sono due carte diverse però uguali sono rotto vabbè, il collasso del pensiero in 4x e non è detto per favore in altri 4x proprio. Carta identica nel testo, tutte e due istantanee, tutte e due tre mana, uguali, cambia solo il nome della carta. Neutralizziamo magia bersaglio e il suo controllore mette nel proprio cimitero le prime tre carte del proprio grimorio. Cose che in macina counter non se ne montavano tante, tranne forse loro in un paio di copie. Fortissima in combo sia col santuario mistico, ce n'è ancora uno che ci fa mettere in cima un'istantanea stregoneria o dal cimitero in cima al deck. E un'altra carta molto figa e nella storia costa 7 mana, ci fa pescare 4 carte, però se l'avversario ha 7 più carte del cimitero costa solo 4 mana. 4 mana, pesca 4 carte istanto, fortissimo. E poi la carta diciamo che costa di più come mana nel deck a 4. Ma diciamo che tutte e 11 carte sono quelle che costano di più perché poi abbiamo 4 apprendisti sopraffatta. Un mana 1-2, entra in gioco macina 2, profetizziamo 2. 4 tritoni guardasegreti, un mana stregoneria o avventura maciniamo 4, un mana 0-4. Poi 4 muri, 2 mana 0-4, maciniamo 4, 4 Gargoyle di Vantressa, 2 mana 5-4 volare, tappiamo, maciniamo, non può bloccare, se noi abbiamo 4 meno carte in mano, non può attaccare se l'avversario ha 7, a 6 o meno carte nel cimitero, cioè ha lo stesso texto di suo, cioè che può attaccare solo se ha 7 più carte nel cimitero il nostro opponent. Quindi con questa meccanica ovviamente non monteremo Ashok di main perché Ashok ci fa macinare, ci fa rimuovere il cimitero dell'avversario, ma noi ci giochiamo col cimitero del nostro avversario. E infine vabbè, 4 segreti sommersi per macinare 2 ogni volta lanciamo magia blu. Perciò pensate che noi counteriamo e maciniamo 5. Poi 4 artefatti a 1 mana, entra in gioco, profetizziamo 2 e poi con 4 mana sacrifichiamo e peschiamo 2. E 3 rimbalza creatura che creiamo pezzo 1-1. E mi sa che come terreno base abbiamo un altro castello di Vantressa e 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17 terre, in totale 22 lande. Dove stanno? Ok, quindi ha una curva di mana proprio bassissima, 12 carte a 1 mana, 15 carte a 2 mana, 8 carte a 3 mana e diciamo 3 a 4. Dovremmo iniziare a macinare, bloccare l'avversario con le nostre creature e poi non fargli giocare più niente, essere più veloce del nostro avversario. È proprio un agro mill, è aggressivissimo in certe partite al quinto turno, veramente gli facciamo finire il deck. Ovviamente a pensare che molti mazzi, se gli maci le carte buone, le carte giuste in certi momenti, non riesce a giocare, a fare ciò che il mazzo deve fare.
Abbiamo 8 counter, perciò possiamo fermare le combo d'avversario, il fire e tutto. Io l'ho testato anche contro con maledetto gatto. Ovviamente se parte con due forni forse più veloce di me, ma altrimenti il difetto è che noi macinando buttiamo il gatto nel cimitero, perciò l'unica cosa che non deve pescare il forno, poi se la pescare forte pesca i forni, ok, però buone probabilità. E poi per finire è un mazzetto budgettissimo, non sarà nemmeno 20 euro con tutte le bustine protettive, perciò veramente è che possono È un costare, problema perché le bustine costano assai. costano 11. Eh sì, ci sono 4 rane da 2 euro, 4 rane da 1 euro e tutto il resto sono comunacce, non comunacce. Ah, forse la carta di cose più è il Il castello castello, evangelista, sì. sì, 2,50 euro. E niente, raga, vi volevo portare pure questa versione. Poi è uno dei Flavortex che mi piace di più. Non è detto, per favore. Quando sei in casa nostra, ci aspettiamo che rispetti le buone maniere. Con questo, raga, Fino alla penso che posso. fatina cattiva di Oh, Mary il Grave. furfante. Ah, sì. Che è proprio quando lui Quella va nera, sopra, quella sì, lo va a nera. dire, sì. La fata nera. Bellissimo. Andate a leggere Mary Grave. Sono tanto, sono solo 5 volumi. Ho una tomba. Ti do un morderos per il mazzo. Sì. E ti do il resto. Anzi, mi piglio le bustine. Raga, like, iscrizione al canale, condivisione, commentate, richiedete il vostro deck, fatemi sapere cosa volete che vi porto sul mio canale. Grazie mille per la visione. Al prossimo video. Ciao.